Sono chiamato oggi a questa commissione d'inchiesta su Fondazione Banca Monte dei Paschi. Finalmente qualcosa si muove per la verità e la trasparenza su questa che è stata una delle operazioni più disastrose del dopoguerra, che ha coinvolto azionisti, dipendenti, risparmiatori non solo di Siena e della Toscana, ma di tutta l'Italia. Finalmente qualcosa si muove a livello istituzionale dopo anni di silenzi o peggio ancora di omertà. Io spero la Commissione porti avanti con la sua capacità, col suo potere che può avere anche di acquisizione di documenti, un'inchiesta un po' approfondita, possa portare delle risposte a tanti interrogativi che hanno colpito famiglie, imprese. Addirittura c'è anche uno strano caso di suicidio che ora è stato riaperto grazie al Movimento 5 Stelle, il caso Davide Rossi. Vedo una grande attenzione anche dei nostri parlamentari, a partire da Carlo Sibilia, Daniele Pesco, Giulia Sarti, per cui la cosa forse inizia ad avere una sua logica. Speriamo, perché non si può sottacere a questo punto. È stato il disastro più grosso del dopoguerra, tanti silenzi, tante omertà. Altre banche proprio in questo momento sono state salvate con grande strame di risparmiatori, di obbligazionisti e soci più che altro. Sul Monte dei Paschi non fu fatto niente, ora finalmente sembra qualcosa si stia muovendo.